Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che dovrebbe essere a nord di Kiev. Dimmi esattamente dove, Gianluca. Sì, ciao, sono ancora a Borodianka. Oggi sto cercando un po' di informazioni in questa che è stata una delle zone dove il combattimento è stato veramente aspro. Potete vedere dietro di me, intorno a me, è tutto completamente distrutto. Sono proprio nel centro di Borodianka. Ho parlato con le persone perché qualche giorno fa ho letto che l'esercito russo sembra che stia usando i soldati che provengono dalle zone più povere e disagiate dalla Russia e quindi popolazioni anche oltre che cecene anche mongole. Quindi mi sto un po' informando e tutto torna. Le persone qui del posto mi stanno raccontando che la maggior parte dei soldati avevano gli occhi a mandorla. Ovviamente c'erano tantissimi ceceni che erano quelli che occupavano la città e gestivano la città. Una cosa che può confermare la povertà di questi soldati sta proprio nei racconti di questa gente. Mi hanno raccontato come questi soldati hanno saccheggiato qualsiasi cosa, anche le cose più semplici come televisioni, vettovaglie, radio. Qualcuno mi ha raccontato di soldati che non sapevano che cosa fosse una toilette, non l'avevano mai vista. Quindi stando ai racconti qui delle persone del posto, mi sembra che sia possibile che siano arrivate delle truppe di soldati completamente anche privi di istruzione, completamente privi di istruzione, non avevano mai visto, privi di educazione, non avevano appunto mai visto una toilette, non avevano mai visto certi oggetti. Le loro case sono state saccheggiate completamente. La roba veniva messa sui carri armati oppure sui camion ed è stato portato via tutto, come se avessero ricevuto, così mi dicono, un ordine di saccheggiare le loro case. Cioè portare via tutto quello che trovavano. Scusami Gianluca, ti chiedo una cosa, siccome ti vedo camminare e vedo intorno a te la devastazione, cioè molte case distrutte, palazzi sventrati, è tutto devastato, bene. Ma questo significa che quella è una città fantasma, cioè le persone di cui tu mi stai parlando, dove stanno vivendo in questa fase, in questo momento? Perché questo poi ci interroga anche sul futuro di quei luoghi, no? Sulla ricostruzione. Camminano pochissime persone in strada. Sì, ci sono pochissime persone. Quelle poche non hanno neanche così tanta voglia di farsi vedere. Ho incontrato una signora che mi ha raccontato di essere stata fatta prigioniera da alcuni soldati russi. Appunto, mi specificava soldati russi con gli occhi a mandorla. È stata fatta prigioniera per qualche giorno, la signora non ricordava neanche quanti, perché è stata messa, è stata portata via bendata e poi rinchiusa in un seminterrato, in un basement. Quindi non riusciva nemmeno a dirmi per quanti giorni l'avessero fatta prigioniera. Non mi ha parlato di torture fisiche, mi ha parlato però di giorni veramente difficili perché si è sentita torturata psicologicamente. Venivano portati, loro sono stati fatti prigionieri in tre, due donne e un ragazzo di circa 19-20 anni. E sono stati portati proprio prima allo stremo delle forze, rifiutandogli acqua, cibo, lasciandoli in una situazione anche igienicamente insostenibile. E poi entravano in questa sorta di cella improvvisata, cercando di sfinirli a livello psicologico, urlando, ovviamente picchiando questo giovane. E usavano questi metodi per cercare di ottenere da donne e ragazzi, che erano gli unici rimasti in città,
Gli uomini ovviamente erano tutti o nascosti o al fronte. Ottenere o, cosa? Cosa volevano sapere? Cosa volevano ottenere? Ottenere informazioni per trovare gli uomini. Chiedevano alle donne e ai ragazzi di parlare per poter trovare più soldati possibili e più uomini possibili, promettendo loro di aver avuto l'ordine di non commettere nessuna violenza. E invece questa donna, purtroppo non sono riuscito a farvela vedere, era veramente provata, aveva voglia di piangere anche davanti a me, nonostante che ormai siano passate quasi 3 settimane, mi parlava di un tradimento quasi, perché di un tradimento proprio morale, perché gli veniva garantita la sicurezza di queste persone, poi invece se trovavano uomini o trovavano ragazzi di una certa età, maschi, in giro, assolutamente venivano ammazzati senza pietà. Quindi allora Gianluca, grazie per ora per il tuo racconto, poi grazie ovviamente se hai altre cose da raccontarci ci chiedi la linea e riapriamo il collegamento. Intanto Alessio, aggiornamenti e poi...